Allora ragazzi, siamo qua al campo e ringraziamo il mio amico Michele che è dietro la camera da presa, non fa diversi perché tanto si deve sentire soltanto la mia voce, non sto scherzando, parla pure. Sono qua per provare il famoso famigerato Mantis 85 qui Radio Comando, che vedete come ho messo a posto il modo 1 e il modo 2, e questo è la bestia, piccolo, molto piccolo. Ok, adesso lo andiamo ad accendere insieme, tutti gli switch sono nella parte superiore, perché altrimenti mi dà dei segnali d'errore come abbiamo visto nella fase d'unboxing. Attacco la batteria e che Dio ce la mandi buona. Allora, mi segui un attimo giù, attacco il modello, prima si accende la radio come sempre e poi si accende il modello, si accende il modello se riesco a trovarci il verso. Ok, siamo sul mio pad, sperando che si veda. Bene, dovremmo essere a posto, mi dà questo segnale, i tre fischi, significa che il drone è pronto per volare. Ora, inquadra un attimo qua, questo armiamo il motore e mettiamo in modalità principiante, perché questa è modalità acro e questa è la modalità super acro. Vedete che i motori sono già partiti, ok? Quindi questa è la modalità acro e questa è la modalità normale. Ora partiamo, prendi pure il drone, vado piano pianino, ma è difficile perché è molto molto veloce. Cercherò di tenerlo il più possibile fermo, che non è facile anche perché la giornata è molto ventosa. Cerco di allontanarlo da Michele che ho visto che ha già paura. Vedete com'è scattoso? Ora atterro perché c'è qualcosa che non va. Bon, atterrato. Ah, ecco, riproviamo al decollo, quindi rimettiamo tutti gli switch a zero, rimettiamo a zero e rimettiamo in volo. Vediamo un po', switch attivo e via. Oh, già molto meglio. Perché capite benissimo che se va la deriva è difficilissimo pilotarlo. Voilà. Bene ragazzi, sto approfittando della batteria che c'è rimasto, c'è poca batteria, adesso voi non sentite ma c'è poca batteria, ho attaccato il visore, se vedete bene quello che c'è qui dentro è quello che vede il visore. Io adesso sto registrando Michele, ok, vedete? Ok, se si vede, sì, si vede, ok. Adesso proverò a fare qualche volo in FPV. Allora, adesso io sto partendo, Michele sta facendo attenzione perché non so come andrà. Parlando poco perché c'è in volo un modello, un aereo, io voglio evitare di fare delle sfilate. Il problema di tutti è che ho poca batteria nel visore.
modello non vedo niente, perché questi visori proprio coprono tutta la visuale. Ragazzi, questo video giunge alla fine. Da me e dal drone un salutone, che fa anche rima, anche se il drone è piccolino. A Dio piacendo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!